Per i suoi acquisti preferisce utilizzare il contante o la carta di credito? Contante. Più sicuro, non mi dà problemi, ho tutto sotto controllo, mi gestisco i budget. Ma principalmente carta di credito e bancomat. Carta di credito. Si sente sicuro quando la utilizza? Sì. Sì. Scusi, la gente paga di più in contanti o con carta di credito? Carta di credito, decisamente. Generalmente paga più col bancomat e poi direi contanti e carta di credito in ugual misura. Bentrovati a tutti, anche al nostro ospite, il dottor Giuseppe Piano Mortari, direttore Assofin, che abbiamo cooptato per la seconda volta, perché deve portarci delle novità in arrivo con la nuova legge del 1 giugno, anche sul fronte delle carte di credito, in particolare delle carte revolving, è vero? Buongiorno. Prima però di sentire le novità, andiamo a Unicredit da Deborah Barcaro a sentire cosa sono e come funzionano le carte revolving. Sentiamo. Siamo tornati in Unicredit con Deborah Barcaro per capire come funziona la carta revolving. Ce lo spiega? Certamente, è una carta di credito che permette di rimborsare a rate l'ammontare delle spese effettuate. Il titolare ha a disposizione un plafond, una vera e propria riserva di denaro che può utilizzare sia per effettuare acquisti sia per prelevare in caso di necessità. Man mano che rimborsa, la disponibilità della carta si ricostituisce. In pratica, un piccolo prestito? In effetti è un'alternativa ad un piccolo prestito. La differenza sostanziale consiste nel fatto che la linea di credito a disposizione del cliente non è finalizzata all'acquisto di uno specifico bene o servizio, ma viene messa a disposizione del cliente liberamente per qualsiasi utilizzo. Sulle spese effettuate, naturalmente, vengono poi applicati degli interessi. In media di quanto sono gli interessi? I tassi applicati sono molto diversi. La carta di Unicredit, Unicredit Card Extra, che ha due linee di credito, applica il 13,90 sulla prima linea e il 10,90 sulla seconda. Cosa vuol dire avere due linee di credito? Significa avere due plafond. Il primo spendibile in tutti i negozi dei circuiti internazionali Mastercard o Visa, il secondo spendibile invece presso tutti i partner convenzionati con Unicredit, ad esempio compagnie aeree, società assicurative o società di servizi. Qual è l'ammontare minimo delle rate? Può oscillare da 25 a 50 euro mensili. L'importo viene comunque definito dal cliente al momento della firma del contratto e può essere modificato anche successivamente. I limiti di credito concessi sono definiti dalla banca, che effettua una valutazione creditizia sul richiedente. Per Unicredit Card Extra il plafond può arrivare fino a 5.000 euro. Si può superare il limite di credito? Sì, per alcune carte di credito è previsto, per Unicredit Card Extra è del 10%. È previsto anche un costo di emissione e un canone annuale? Sì, come per le altre carte di credito, va da 20 a 50 euro. Per Unicredit Card Extra il canone annuo è di 30 euro e viene restituito interamente al cliente nel caso in cui durante l'anno la carta è stata utilizzata almeno per 1.000 euro di spesa. Per concludere, quali consigli si può dare a chi utilizza la carta revolving? Beh, innanzitutto tenere sotto controllo gli acquisti e poi mantenere la giusta proporzione tra le spese effettuate e la rata mensile, questo per evitare di avere un periodo di rimborso troppo lungo. Per aiutare i consumatori ad essere più consapevoli anche nell'uso della carta, Unicredit, in collaborazione con l'Associazione dei Consumatori, sta sviluppando un progetto di educazione finanziaria chiamato Noi e Unicredit. Allora, dottore, quali sono queste novità? Ma per le carte revolving o carte rateali, che dir si voglia, ci sono le stesse novità previste per gli altri strumenti di credito al consumo. E cioè, intanto il modulo europeo, che deve essere fornito in fase precontrattuale, contiene tutte le informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto e con le indicazioni anche dei costi personalizzati in funzione delle caratteristiche dell'individuo che lo richiede. Gli adeguati chiarimenti, cioè la possibilità per il consumatore che voglia richiedere una carta di credito di ottenere i chiarimenti adeguati da personale specializzato. E poi il diritto di recesso, cioè la possibilità di ripensare a quello che si è stipulato, al contratto che si è stipulato, nei 14 giorni successivi al perfezionamento del contratto stesso, senza sostenere costi e senza pagare alcuna penale. Senta, le carte revolving sono le più care in assoluto sul mercato. Cosa bisogna fare per capire quanto effettivamente costano le carte revolving? Ma
La carta revolving è l'unica che ha una doppia funzione, quella di strumento di pagamento e di strumento di finanziamento, diversamente dal bancomat piuttosto che la carta saldo, eccetera. Per questo è assoggettata alla disciplina, abbiamo appena ricordato, sul credito al consumo, la quale prevede l'obbligo di indicare il TAEG. Il TAEG è l'indicatore sintetico di tutti i costi collegati all'utilizzo della carta di credito. Dunque è il primo indicatore che va guardato con attenzione ed è quello che serve per confrontare offerte alternative. Ovviamente certo, bisogna scegliere quella carta che offre il TAEG più basso. Peraltro, con le novità appena introdotte, alcuni elementi di costo nuovi, in particolare l'imposta di bollo sugli estratti conto, andrà inclusa nel calcolo del TAEG della carta di credito. E quali altre novità ci sono sulle carte? Sulle carte due altre novità molto rapidamente. Una riguarda il divieto che è stato introdotto a carico degli esercizi commerciali di distribuire le carte di credito. Fino a poco tempo fa era una prassi diffusa, oggi non si può più fare. L'altra cosa è che quando si sottoscrive un contratto relativo a una carta di credito, diciamo in occasione della sottoscrizione di un altro contratto di finanziamento, i due contratti devono essere ben distinti, quindi devono essere raccolte le due firme su moduli totalmente distinti. A proposito di carte fedeltà, andiamo a sentire da Nectar come ha risolto il problema della raccolta punti e del pagamento degli acquisti. Sentiamo. Siamo qui nella sede milanese di Nectar con Gerard Willem, Managing Director di Nectar Italia, per conoscere la carta Nectar, la prima carta fedeltà, diciamo così, universale. Può essere utilizzata in diversi punti vendita per diversi tipi di acquisto e il successo non si è fatto attendere. Sì, ad un anno di distanza possiamo dire che il successo della carta Nectar è notevole. Ci sono ben oltre 7 milioni di clienti, di consumatori che hanno attivato la carta. E grazie alla formula vincente, una sola carta che si permette di raccogliere punti in tanti punti vendita. Così raccogliere punti più velocemente e raggiungere premi prima. Ma non solo, perché l'obiettivo di questa formula è anche di indirizzare le abitudini dei clienti verso le insegne aderente al programma. Come funziona esattamente? Facendo gli acquisti presso oltre 6.000 punti vendita presenti sul territorio nazionale o anche online tramite partner tipo per esempio ebs.it. La carta è gratuita? Assolutamente sì. E dove si può prendere? Presso i punti vendita dei nostri partner Simply Esma, IP, Auchan, Uniero e Welcome Travel. Ma con la carta Nectar si possono anche pagare gli acquisti? Non con la carta Nectar, ma si può fare grazie al recente accordo con UniCredit. I titolari della carta prepagata Genius Card possono raccogliere punti su ogni acquisto fatto, abbinando la carta Nectar. L'abbinamento delle due carte lo si può fare tramite il call center e il sito Nectar. Quindi una soluzione può essere quella di abbinare la carta fedeltà a una carta di credito bancaria, giusto? Certo, molti emittenti ormai mettono delle carte che consentono la raccolta di punti presso determinati punti vendita. Perfetto. E qualche consiglio per un uso corretto della carta? Ma intanto valutare con attenzione le proprie esigenze e scegliere la carta giusta. C'è il bancomat, c'è la carta di credito a saldo, c'è la carta rateale o revolving che è stata ricordata, c'è la carta prepagata, sono carte che soddisfano esigenze diverse, quindi valutare con attenzione qual è la propria esigenza e scegliere la carta giusta. Poi, per esempio, con riferimento alla carta rateale, utilizzarla per importi contenuti, evitare certo, di utilizzarla per importi troppo elevati, per quello ci sono strumenti finanziari più adatti. Ancora evitare, se possibile, prelievi. Ecco, se si deve prelevare dal proprio conto corrente non si deve utilizzare la carta di credito, bisogna utilizzare il bancomat, è opportuno utilizzare il bancomat. Il prelievo fatto con una carta di credito ha un costo piuttosto elevato e quindi, se possibile, evitare di fare i prelievi con le carte di credito. Bene, e adesso andiamo a sentire cosa c'è di nuovo in edicola, sentiamo. Sul mondo, borsa. È davvero saggio vendere in maggio? Gli esperti si dividono e suggeriscono di stare in guardia e danno indicazioni sui titoli a rischio e quelli favoriti. In un altro articolo, sempre Il Mondo propone nuove strade da percorrere con soluzioni di investimento atipiche, ovvero slegate dall'andamento di azioni e reddito fisso.
Leggete per scoprire quali. Economy ha fatto un sondaggio sullo stato di salute dell'Italia. Gli italiani sono ricchi e leader in 250 prodotti, con una potenza industriale seconda solo alla Germania. Ma pochi lo sanno. Fedele Confalonieri, Fulvio Conti, Fernando Napolitano raccontano la loro Italia. Su Plus, una guida su come scegliere il consulente finanziario. I nuovi professionisti pagati a parcella fanno concorrenza ai promotori. Infine, su Corriere Economia, il supplemento del Corriere della Sera, in edicola lunedì prossimo, trovate un articolo sui mutui. Vale la pena rinegoziarlo? E ancora, in un altro articolo, Corriere Economia risponde alla domanda: vale la pena scommettere sul dollaro? E ancora, sotto la lente, i rendimenti di BTP e obbligazioni societarie. Chi dà di più? Ringrazio il dottor Piano Mortari. Grazie a lei. E a voi do appuntamento a sabato prossimo alle 15.15, sempre su 7 Gold. Parleremo di investimenti, quindi un argomento abbastanza interessante. Vi ricordo anche, se volete scriverci, il nostro indirizzo mail programmi@7gold.tv. Arrivederci.